Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Finalmente sono tornata con un altro video haul di Shein. Ho qui un mega pacco che devo appoggiare sulla sedia perché è troppo pesante. Non vedo l'ora di aprirlo insieme a voi. Ci sono delle novità molto interessanti di Shein. Come in ogni mio video haul, tutte le cose saranno indossate. I link li trovate giù in info box. Tutti i dettagli li avrete e anche un codice sconto ve lo lascio giù. Iniziamo subito, ma prima iscrivetevi per non perdervi i prossimi video. Iniziamo. Apriamo. Tra l'altro ragazzi, io sono appena tornata dal cammino di Santiago. Su Instagram trovate tutte le mie storie in evidenza ed è tantissimo che non faccio unboxing, quindi questo di oggi veramente diciamo che è speciale per me. E iniziamo. Prima cosa che apriamo è nera e abbiamo un completo, questo qui. Tra l'altro oggi vi farò vedere tantissime cose della collezione Shein X, che è una linea presente sul sito fatta in collaborazione con designer emergenti di tutto il mondo. Molto interessante, molto carina. Tra l'altro la qualità di questa è ottima. Questo è un vestitino, ragazzi, ora cerco di farvi vedere, ma non è solo un semplice vestitino nero a costine, ha anche un pezzo sopra da mettere in questo modo. Ora lo proviamo insieme perché così immagino sia fatica a capire di che cosa si tratta. Proviamolo ragazzi, questo in taglia S. Tadan, vestito indossato con questo qui. Non so perché mi sento tipo una strega, comunque un vestito per Halloween, molto carino. Deve piacere probabilmente, voi che ne pensate? Ammetto che indosso, la sensazione che ho per ora, che l'ho appena messo, è un po' strana perché mi sento tipo a volta qua ho freddo, è stranissimo, però devo ammettere che il design è molto particolare, unico, molto bello, cioè diverso dal solito. Volendo si può togliere questo e utilizzare anche il vestitino da solo, magari con un blazer sopra, questa è una cosa molto intelligente da fare, cioè usarlo singolo. Che ne pensate? Voglio sentire la vostra opinione su questo vestito. Promosso o bocciato questo vestito nero? Andiamo avanti con un capo verde. Quando vedrete questo video sarà il giorno in cui io partirò per la Grecia, quindi venite su Instagram, vi aspetto lì e vi farò vedere anche molti di questi vestiti indossati probabilmente. Allora, il secondo capo è un vestito sempre Shein X che ha le spalline fatte in catena argentata. Il colore è bellissimo, il tessuto è ok, ora è un po' tutto stropicciato. Non riesco a farvelo vedere ovviamente bene, dopo ve lo faccio vedere indossato. Guardate il retro però, tutto scollato con degli intrecci qua sulla parte superiore. Proviamolo ragazzi, la taglia di questo non riesco a trovarla. Questa è una taglia XS. Vestito bocciato, nel senso che è troppo lungo, cioè dovrei essere più alta, perché se lo mandassi giù per bene si vedrebbero tutte le mutande e non va bene. Rimane così. Non so che dire. Tra l'altro una cosa che devo assolutamente dire è che sono freddissime queste da indossare sul corpo. Brr, che freddo, non vedo l'ora di togliermelo. Peccato. Cioè, mi piace l'idea di questo cutout sul lato e tutto, però no. No. Andiamo avanti con una cosina lilla. Sapete il mio amore per il lilla, tanto che questa felpa è tipo la mia preferita della stagione. Ho trovato dei pantaloni, per questi sono molto emozionata, spero mi vadano bene. Lilla, bellissimi, un po' elegantini, belli belli, mi piacciono ragazzi. Ecco, guardate, Shein X. Questi sono in taglia S. Io solitamente porto le taglie XS dei pantaloni, delle gonne, ma lo proviamo, il colore è bellissimo, bello bello. Questo che indosso è un lilla più freddo, questo è un po' più leggermente caldo, ma mi piace uguale, proviamolo. Cavolo ragazzi, questo pantalone mi piace un sacco come modello, ha le tasche laterali super comode, il problema è che mi sta leggermente largo. È bellissimo però, penso che lo farò stringere. Se fosse un po' più stretto così, sarebbe perfetto. Molto morbido il tessuto, comodo, mi piace. Poi abbiamo un capo bianco morbidoso, ve lo giuro che morbido, mi piace. Allora,
Ho preso, questo qui è un set perfetto per l'autunno, l'inverno in casa, un loungewear. Ve l'ho fatto, vi ho parlato anche delle tendenze autunno-inverno, vi lascio il video nell'info box e nella scheda, andatelo a vedere dopo perché è molto interessante e molto utile. Questo è un set composto da pantalone e pezzo sotto, pantalone così, rimane largo, vi faccio vedere il tessuto, bene, eccolo. E c'è anche il top, appunto, molto semplice, carinissimo. A me piace molto come stile, insomma, da stare in casa. Per me è una coccola indossare questi tipi di set. Ecco il set, ragazzi, è morbidissimo, super super comodo. Mi sembra di avere una coperta indosso. Io lo amo, lo indosserò tutto l'autunno inverno. Al posto della tuta per cambiare, insomma, è più, diciamo, femminile come set, secondo me, rispetto a una tuta. Amo tantissimo le tute allo stesso modo, però per cambiare, insomma, questo promosso. Che ne pensate? Andiamo avanti, poi, con... Oggi litighiamo col sole perché va e viene. Comunque andiamo avanti con questo... Oh mio Dio, guardate cosa c'è, appunto, Shein X, wow, questa è una gonna, ragazzi, ma parliamone, dal sito non rendeva per niente, non ho parole, non vedo l'ora di provarla e spero veramente che la taglia sia giusta. Wow, wow, questo è un capo molto particolare che non trovi in giro, quindi ora proviamolo insieme e vediamo come è indossato. Taglia S. Ragazzi, ma stiamo scherzando? È bellissima, ve lo giuro, io non me l'aspettavo assolutamente così. La taglia è perfetta ed è stra particolare, cioè wow, veste benissimo, ve la consiglio tanto. Mi piace veramente un sacco, molto molto promossa. Altro mega bustone. Abbiamo un vestito blazer, ve lo faccio vedere. Molto bello il tessuto perché è molto pesantino. Sembra anche elegantino come trama, come texture. Dopo ve lo faccio vedere indossato bene. Molto bello, ragazzi, devo dire che mi piace molto. Super carino, le spalline imbottite, i bottoni, Shein X, dentro tutto foderato. Molto carino, ve lo faccio vedere indossato, ragazzi, perché così sembra veramente impossibile che farvi capire. Proviamo. Innamorata di questo blazer, ve lo giuro, è bellissimo. Vedete che è leggermente a costine, no, è bellissimo, ragazze, non... Bellissimo, bello bello. Si può portare sia in questo modo, sia, secondo me, a blazer dress, come vi dicevo. Rimane forse un po' cortino in realtà, quindi no. Però è stupendo, mi piace un sacco, un sacco, un sacco. Guardate anche i bottoni, che meraviglia. Pazzesco, sono troppo contenta. Abbiamo un capo molto colorato, rosa. Vediamo, non mi ricordo bene. Taglia XS. Shein X è perfetto per trovare dei capi veramente molto particolari, unici, magari adatti ad eventi dove si vuole, diciamo, apparire un po' di più. E questa è molto particolare. Che ne pensate? Ora la proviamo insieme. Vedete che è divisa a metà, ricorda un po' i colori del tramonto, insomma. Può essere molto carina, taglia XS. Eccolo qui, ragazzi, il blazer. Come potete benissimo vedere, è molto particolare perché ha le maniche fatte in questo modo e rimane così. Devo dire che indossato i colori stanno molto bene insieme. Ora, vabbè, a parte la gonna, molto particolare. Che ne pensate? Mi piace. Probabilmente l'avrei preferito se fosse stato un po' più aderente, quindi con meno tessuto. Che ne dite? Sono proprio curiosa di leggere i vostri commenti a riguardo, fatemi sapere. Ecco, del pantalone di prima ho preso anche il blazer abbinato, infatti mi ricordavo, ed eccolo qui, però non è un blazer normale, davanti sembra normale, ma guardate il retro. Ta-da! Il retro è tutto con un taglio sulla schiena assurdo, non ho mai visto un blazer simile. E appena l'ho visto ho detto ok, lo devo troppo provare. Il mio colore preferito, il lilla. Ha anche una stampa qui, ragazzi. Mi direi di provarlo insieme e vedere com'è indossato. Eccoci qui con la giacca. Allora, vi dico che non mi fa impazzire perché questo modello, come vedete, rimane più ampio sotto col fatto che dietro è aperto. Il retro rimane così.
Che ne pensate? A me non fa impazzire. Speravo meglio, purtroppo. Non... Cioè, il design non è dei miei preferiti. Poi magari a voi piace tantissimo, non lo so. Fatemi sapere con un commento. Altro capo. Ci siamo. Ciabattino, questo è perfetto per questo periodo, lo volevo troppo, mi piace un sacco il colore. Intanto stanno arrivando le nuvole. Questo è il giubbottino imbottito, sembra veramente molto comodo, proprio di quei giubbotti che trovate anche nelle catene dei negozi, fatto molto molto bene, devo dire. E taglia S, ragazzi, questa è una chicca. Il colore poi è bello bianco ottico, come piace a me. Bello. Eccolo qui, mi piace tantissimo, è proprio bianco ottico, come vi dicevo, mi piace un sacco questo colore, corto, molto carino, davvero splendido, ve lo consiglio un sacco ragazze, che ne pensate? Bellissimo. Mi pare ci fossero altri colori, la tasca si può aprire, adesso la devo scucire, manica in questo modo, il collettino così, mi piace un sacco. L'interno appunto è... Ultima cosa, ma non meno importante, perché ora vedrete, sono emozionatissima di vedere com'è. Per l'autunno e per l'inverno volevo troppo un cappottino, un giubbottino di un colore bello, diciamo, di un colore diverso dal solito. Io ho trovato questo qui, di questo azzurrino menta. Non per dire, ma sembra stupendo. Ora non riesco neanche io a capirlo. Lo vedremo indossato bene al cappuccio, quindi anche per l'inverno. Mi piace un sacco. Cioè, il modello è proprio come lo cercavo. Ora lo indossiamo. Voilà, che è meglio. Taglia S, proviamolo. Ragazzi, ho trovato il giubbotto della vita. Che bello, che bello, che bello. Mi piace un sacco. È bellissimo il modello, ve lo giuro, se vi piace. Prendetelo perché è stracaldo, sto morendo di caldo, ve lo dico. E il colore mi piace tantissimo, c'era anche in altri colori, ha le tasche, quindi super super comodo. Il cappuccio, quindi quando piove potete rimanere coperti. Mi piace tantissimo, non me l'aspettavo, cioè, pazzesco. Che ne pensate? Lunghettino, arriva sotto il sedere, molto bello. Questo era il mio ultimo ordine fatto su Shein. Vi ho fatto vedere un po' di cosine di Shein X. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Qual è il vostro capo preferito? Io vi aspetto tutti i giorni su Instagram. Grazie di aver visto il video fino a qua. Io vi voglio davvero tantissimo bene. E non vedo l'ora di vedervi nel prossimo video. E ci sentiamo sempre su Instagram. Vi mando un bacione e ci vediamo nel prossimo video.